E continua l'attenzione di Milano News per gli aggiornamenti dal territorio, in questo caso dal municipio 4, grazie ai nostri inviati di quartiere. Quindi ci colleghiamo subito con Davide Borghi, consigliere del municipio 4, appunto, che ci parlerà degli aggiornamenti riguardo alla biblioteca di Calvairate. Ben arrivato, Davide, di nuovo con noi. Buonasera, buonasera a tutti e a tutti. Raccontaci tutto. Dunque, noi ci troviamo davanti alla Biblioteca di Calvairate, che è un presidio culturale storico e di importanza vitale per il quartiere. Noi siamo in Piazzale Martiri, quindi nel quartiere Calvairate Molise, e alle nostre spalle la biblioteca, di fronte a me il giardino Rucci e una piazza veramente molto grande che abbraccia sia edilizia popolare, quindi già Pierp e altre abitazioni. Ci troviamo qua perché la biblioteca da diversi mesi ormai è stata investita da questi lavori di rifacimento e se tutto va come i tecnici ci hanno comunicato la settimana scorsa in Commissione Cultura, per la primavera del 2023 sarà pronta e fruibile dai cittadini. È importante sottolineare come da una parte c'è stata la volontà da parte dei tecnici di ascoltare la cittadinanza, quindi attraverso un questionario promosso nelle varie palazzi residenziali si è chiesto che cosa volessero i cittadini per la nuova biblioteca e come dovesse essere ripensata. Ed è venuto fuori un lavoro molto positivo per spazi, diciamo, per aree bimbi, quindi per bambini, era già presente qualcosa, è stato rinforzato, spazi dove possono essere sviluppate riunioni piuttosto che co-working, piuttosto che spazi di attività e di studio, e la biblioteca è di due piani, quindi oltre al piano terra dove ci sarà la biblioteca futura e poi tutte le varie attività essa connessa, la lettura di libri, i magazine e quant'altro, al piano superiore ci sarà una sala polifunzionale che appunto sarà fruibile anche per riunioni e incontri. Sono contento di poter essere qui dopo diversi mesi e aggiornarvi su questo perché la cittadinanza aspetta tanto tempo ed è importante che nei prossimi mesi, quando gli arredi interni, sono l'ultima cosa che manca, ci sarà il bando e verranno poi acquistati, potrà essere finalmente restituita a quartiere, a territorio, municipio 4 e chiaramente a tutto il Comune di Milano. Grazie mille Davide, sei stato chiarissimo e completo come sempre, quindi a presto, grazie A davvero. presto, buona serata. Buona serata a te.